era 2 giorni, o 1 giorno e mezzo, 2 giorni, che la caserma della milizia di Bobbio Pellice era sotto attacco. I partigiani non erano ancora riusciti a conquistarla. Sono arrivati dei rinforzi della milizia, erano dell'esercito repubblicano. Pare che siano arrivati da Como. Al mattino del 3 febbraio, verso le 8 meno 10, in arrivo del treno da Torre Pellice che portava studenti e operai, all'uscita della stazione di Pinerolo si è visto un grosso raggruppamento di camion con militari. Uno di questi operai era Vittone Alfieri, che si accorge del movimento e parla con un repubblichino. Questi gli dice che si sarebbero diretti a Bobbio Pellice per respingere l'attacco alla caserma. Mentre Alfieri si dirige lungo Via Martiri per andare al lavoro, alle fonderie Poccardi, negli stabilimenti che poi sarebbero diventati Beloit e PMT, entra in fabbrica, scavalca il muro, sale sul treno che tornava a Torre Pellice e riesce ad avvisare dello spostamento della colonna i partigiani comandati da Mario Riguar. Riguar ha raccolto un po' chi ha potuto di gran corsa, ha raccolto 14 uomini, 14 ragazzi, di cui almeno 6 o 7 avevano infatti di armi, sapevano probabilmente solo quanti facevano il tirassegno i giorni di fiera, della mia classe 125. Teniamo presente che la colonna è partita da Pinerolo, non so, verso le 8, quasi subito dopo 8 e mezza, ha avuto un primo attacco da parte delle forze partigiane al ponte di Bibiana. Dalla destra orografica del Pellice la squadra di Martina ha sparato. Non so quanto sia durato la sparatoria, non è data molto a lungo. Comunque c'è stata una sparatoria che evidentemente quantomeno un'ora o che ha rafforzato. La colonna faceva ovviamente la strada provinciale, che è un po' diversa da come adesso. Questo viadotto non c'era, quindi la strada passa proprio lì sotto. C'è questa specie di cucchiaio. Riguardo è riuscito a piazzare questi 14 ragazzi. La colonna era preceduta da un carro armato leggero. Quando è stato nel centro, che non poteva più sparare contro, doveva sparare in aria, ha dato l'ordine di sparatoria e i partigiani si sono messi a sparare sulla colonna, sui camion. Quindi naturalmente c'è stato subito un primo fermo in cui i fascisti non hanno potuto sparare poco. Poi c'è stata una sparatoria che ha durato non pare un paio di ore, 2 o 3 ore. Alla fine è anche intervenuto un aereo, ha fatto un po' di un mitragliamento. Comunque sono stati bloccati qua. Stati bloccati qua, in un certo momento si sono ritirati. Non si sa con precisione quanti le perdite fasciste. Sicuramente c'è questo dato riportato da Zala. Se uno va a vedere in comune nel registro delle cause di morte non risulta niente, hanno portato via molti e feriti. È successo che un camion è rimasto bloccato, fermo. Loro si sono ritirati e hanno lasciato un camion. E su questo camion c'era un mortaio. A rinforzo che sono scesi 3 partigiani della di Villar Bobbio, dove c'è Poluccio Puet, Alcide Nulad mi pare, e un Michelin, che cosa hanno fatto? Hanno preso sto camion con il mortaio, con il camion e il mortaio dei fascisti, sono andati a Bobbio e sono riusciti a bloccare e a far arrendersi i neri. Ecco. È stata bloccata tutta la valle. Il giorno dopo c'è stato l'astrenamento, la caserma di Bobbio ha ceduto, una 40 di milizie sono stati dei prigionieri, erano tutti fascisti, non c'erano i tedeschi. L'operazione tedesca è il giorno dopo, cioè, la rappresaglia. Poi naturalmente c'è stato gli ostaggi, hanno preso gli ostaggi, ci sono i nominativi degli ostaggi presi da Torre Pellice, quasi tutto il blocco del Collegio Valdese, insegnanti e professori. Poi c'è stato le trattative, 2 giorni di blocco, 2 giorni di coprifuoco, la trattativa, la restituzione dei militi e la liberazione degli ostaggi. Ma come battaglia è l'interessante è quello. I partigiani non hanno avuto un ferito leggero che se n'è andato con le gambe sue. Pare che siano arrivati anche dei colpi dall'inverso. E il giorno successivo è scoppiata la rappresaglia e si sono
picchiato, diremmo, direttamente nell'inverso da dove erano partiti con 7-8 i vittime civili. Più vecchio avevo 80 anni, più giovane 16 o 17 anni. Poi ci sono vittime civili qua, 2 o 3 vittime civili di qua, Villar, insomma, è stata tutta la valle dopo. Ma come combattimento è rinchiuso così. Si sa da documenti pubblichini, in modo particolare dal libro di Adducci, gli altri, che il fatto ha colpito fortemente la Federazione Repubblichina di Torino. E ha colpito tutti, perché quando tu dicevi che era da Valpelli, anche già, io ho un amico che l'hanno fatto preso, l'hanno arrestato a marzo del 45, giovane, come ha detto che era di Torre Pellice, si è preso due ceffoni, solo perché era di Torre Pellice. Il fatto Rio Croce ha colpito secco.